Saremo al governo e saremo al governo presto. Le prime cose che dobbiamo fare: il reddito di cittadinanza. Io spero che sia il reddito di cittadinanza. La prima cosa che facciamo quando andiamo al governo è il reddito di cittadinanza, che significa prendere 10 milioni di persone che in questo momento non arrivano a fine mese, dargli un reddito. E non soltanto serve per dare dignità a persone che vivono in condizioni di povertà, ma serve anche a sconfiggere quel cancro italiano che si chiama voto di scambio. Oltretutto riuscirebbe a creare posti di lavoro, perché quei soldi che stanzieremo, abbiamo le coperture, 15, 16, 17 miliardi, il cittadino che non percepisce nulla e avrebbe invece quel reddito, quei soldi li spenderebbe sotto casa. Appena arrivati al governo, tutti noi dobbiamo immediatamente ripristinare la democrazia e soprattutto ascoltare il cittadino. Perché abbiamo visto il prodotto di anni e anni, 20 anni di politica, quindi via tutti i cittadini nelle istituzioni, insomma. Per me la prima cosa che dovrebbe fare il Movimento 5 Stelle, se fosse al governo, è di partire proprio dagli ultimi della società, perché sono quelli che sono più sfiduciati rispetto allo Stato e rispetto al paese dove vivono. Più arte, più cultura e meno mafia. Oggi c'è un governo che avvalora l'opposizione dei 5 Stelle. Cioè, gli unici credibili siamo i 5 Stelle. Se mai i 5 Stelle andassero al governo, il loro compito è rendere ridicolo il lavoro di una futura opposizione a loro. Questa è la cosa più importante. Gasparoni fa una proposta seria, una jam session. Sì. Di un governo 5 Stelle. This is the last time, baby. This is the last time, baby. Capito? Invece cosa dire? This is the last time, people. È l'ultima volta, bisogna che cambiamo qua, che cambiamo, come dicono da queste parti. Bisogna cambiare. O bisogna cambiare, hai capito? È un pensiero stupendo.